Amici di Lario Sport, ben ritrovati e ben ritrovato a Luca Oliviero, direttore sportivo della Guanzatese, ma oggi sei qui al nostro microfono, non tanto per la Guanzatese, ma per raccontare quello che hai appena ottenuto. Innanzitutto ciao, Ciao, benvenuto. buongiorno a tutti. Perché ti sei appena diplomato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, direttore sportivo e collaboratore della gestione sportiva a livello ufficiale Sì, praticamente. sì, sì. Racconta un po' ai nostri anche web spettatori di cosa si tratta, visto che è un traguardo importante. Sì, è un traguardo importante, bello, è una grande soddisfazione a livello personale perché comunque ho frequentato Coverciano ormai da settembre, che È iniziato in praticamente. autunno perché, proprio Sì, perché hai fatto il inizio. corso per diventare direttore sportivo a tutti gli Sì, è il effetti. corso riconosciuto dalla FIGC, attualmente è l'unico corso riconosciuto dalla FIGC per diventare direttore sportivo. L'ho iniziato il 10 settembre, è finito lunedì 3 che ho sostenuto la tesi e la prova orale e è andata bene, quindi sono Sei contento. diplomato, Sì, giusto, esatto. giusto, si dice così. Ma Luca, 27 anni, sei giovanissimo e sei Sì. già, insomma, arrivato ad Infatti avere. ero il più giovane del corso, insieme all'amico di Caro della Varesina, che anche lui ha poco più di 30 anni, eravamo i più giovani del corso, gli altri erano tutti ex calciatori, sono professionisti, gente che fanno già i direttori sportivi, nei professionisti magari sotto altre forme come il collaboratore tecnico, Chiaro, quindi, chiaro, però chiaro. a cui serve questo titolo per essere realmente iscritti all'albo. Sei di grandate, da sempre appassionato di calcio, hai Sì, dilettanti, giocato tra i dilettanti in categorie, hai allenato i sì. ragazzini e poi pochi anni fa, insomma, la tua passione per questo mondo, per questo sport, ti ha portato a intraprendere questo percorso, diciamo, che avevamo già così visto in una precedente intervista, perché tu i primi passi, diciamo, da dirigente, da direttore sportivo, li hai mossi a Fenegrò collaborando con Luca Bocconcello qualche stagione fa. Sì, esatto, che tra l'altro saluto Luca. Diciamo che sono partito qualche estate fa con i tornei estivi, no? Con Così, i quasi per classici, gioco. sì, esatto, con i classici tornei estivi, dando una mano a degli amici, così, quindi contattare giocatori, calciatori per venire, classici tornei estivi, Sì, 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 Levissima, sì, sì. eccetera. Poi da lì è nata, vabbè, un'amicizia con Luca Bocconcello, con la quale, con altre persone, siamo appunto, tra virgolette, entrati in società dandogli una mano, abbiamo collaborato anche con lui. È stata un'esperienza bella perché comunque l'anno che abbiamo fatto a Fenegrò, secondo me, abbiamo fatto grandi cose sia con la Juniores, che è stata vice campione d'Italia, e sia con la prima squadra che ha fatto un buonissimo campionato. Poi da lì, la chiamata del Hai iniziato a Castello, muoverti sulle tue gambe, sì, esatto, la diciamo, chiamata del ok? Prima Castello, categoria. prima categoria. Ho lavorato con Marco Cesana, Cesano. allenatore, con Giovanni Bettio, e poi quest'estate c'è stata l'occasione tramite Sergio Gerosa e il presidente Dubini, Di salire sì, di ancora, andare in promozione. promozione a Guanzate, e chiaramente E qui, anche, diventa. e qui anche grazie alla Guanzatese hai avuto l'opportunità di Sì, partecipare al grazie. bando che Sì, appunto ti ha dato la esatto. possibilità di Uscito il partecipare al bando ad corso. agosto, ho fatto la richiesta e tramite la mia società sono riuscito ad accedere al corso di Coverciano. Corso di Quindi. Coverciano che insomma è stato un po' come tornare a scuola però con dei compagni particolari, no? Esatto, Perché esatto. raccontaci chi Sì, erano i tuoi perché compagni di vabbè, banco. già del primo giorno, sai, quando arrivi, comunque ti trovi campione del mondo come Zaccardo, campione del mondo come Leonardo. Eh Perché sì, comunque è perché stato campione. Leonardo, Sì, era il boss proprio del Milan, stiamo un po' parlando di come essere Leonardo. all'università, nel senso eravamo in un'aula magna, si studiava 8-9 ore al giorno circa, fino a novembre, poi siamo andati avanti e chiaramente erano lezioni intensive. Cosa, infatti. L'indirizzo era tecnico. Perché il corso di direttori sportivi si divide in due forme, c'è cioè l'indirizzo tecnico e l'indirizzo amministrativo. L'indirizzo tecnico chiaramente c'era più parte sportiva, più parte calcistica rispetto a magari all'indirizzo amministrativo dove si parlava magari anche di altre materie, però
Abbiamo fatto un po' di tutto, nel senso che abbiamo fatto sia la parte amministrativa, lo stesso, perché comunque il richiamo ci vuole, quindi trasferimenti internazionali, bilanci, Certo. perché comunque alla fine ti È dà delle molto competenze, formativo, sì, ti dà delle cioè non è solo competenze il classico pezzo di carta, qui anche. si No, no, imparano no, no. tante Ti dà cose. anche delle competenze manageriali, che sono importanti oggi nel ruolo del direttore sportivo. È vero che si collabora oggi, soprattutto nelle società professionistiche, hai il responsabile marketing, hai il responsabile comunicazione, però comunque ti servono quelle competenze perché teoricamente il direttore sportivo sta sopra queste figure insieme poi al direttore generale o all'amministratore delegato delle società. Quindi, E senti appunto perché dopo vabbè, che ti ha compagni i compagni di corso. di corso mi dicevi Leonardo, Morgan De Morgan De Santis. Santis, che oggi è il team manager della Roma, ma fino a qualche anno fa anche lui nazionale, Certo. Rolando Bianchi, Rolando Cristian Bianchi, Zaccardo, Zaccardo, Migliaccio, anche lui un ex tanti, poi calciatore. tanti ex calciatori, perché chiaramente erano quasi tutti ex Ma raccontaci se sei calciatori. legato in modo particolare poi con qualcuno, qualche aneddoto insomma di questo Sì, percorso, di questo allora tuo. beh, chiaramente ci sono delle cose che poi si è detti tra di noi quando andavamo a pranzo, a cena. Con chi? Con chi hai detto? Soprattutto con Morgan De Santis della Roma, con Leonardo, comunque ci hanno raccontato tante Cose di spogliatoio che non cose si di possono dire ai spogliatoio nostri no, spettatori. che magari secondo me è giusto che Che rimangano lì. rimangano. Però vabbè, magari un aneddoto un Ti vedo po'. sghignazzare, quindi anche se divertenti, Sì, immagino, eh. divertenti, perché poi io credo una cosa, che alla fine cambiano le categorie, ma alla fine o le problematiche o le situazioni siano sempre le stesse, Cioè lo perché spogliatoio di una squadra di è sempre calcio, quello, guarda, perché alla nel fine senso buono e cattivo, sì, né diciamo, buono né cattivo. l'ignoranza che c'è dentro Sì, rimane perché quella, ecco. sì, sia nelle cose, ripeto, Sì, positive, no, perché alla fine ci hanno raccontato degli episodi anche con dei presidenti, c'è cioè il presidente più vulcanico come De Laurentiis che scendeva negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo e magari ah sì, e sì, dava un po' di dava un po'. matto, cose che possono succedere anche in categorie minori come l'eccellenza, la promozione, la prima. E un aneddoto un po' particolare, magari che mi ha fatto un po' sorridere. Con Leonardo, quando eravamo a fare la cena di fine corso, lui era Con seduto, tutti gli sì, altri, eravamo quindi. una quarantina circa, questa tavolata lunga in un ristorante di Firenze, lui era seduto vicino a me perché si metteva sempre vicino a me perché mi diceva che assomigliavo a suo figlio e Ok. quindi che ha più o meno Sì, uno la mia età, dei sì, il figli primo figlio abbiamo. di Leonardo. E mi disse appunto se poteva pagare tutto lui, venne da me a chiedermi questa cosa nell'orecchio per non farsi sentire dagli altri. Cioè, ti ha E chiesto io, l'avallo per dire ci sì, sta, come si per paga. dire, mi ha detto sì, ma proprio detto, ma secondo te si offendono Tu gli hai detto, Leo, no, vai io tranquillo. chiaramente gli ho detto, Leo, secondo me no, poi lui chiaramente è stato anche gentile, carino, diciamo, è stata una bella Generoso. cosa, sì, Sì, generoso, è stata una sì, sì. bella cosa e poi dopo ha detto che diciamo che era. Beh, dai, Sì, beh. Insomma, ti ha pagato la cena Leonardo, esatto, mi ha pagato la cena. eh. Senti, Esatto. un'altra cosa invece sempre curiosa che appunto è emersa prima di andare in onda a registrare questa intervista è il fatto che c'è un nuovo gruppo WhatsApp, no? Perché noi abbiamo il gruppo WhatsApp del calcetto, della squadra, degli amici, degli ex compagni e tu adesso hai anche il gruppo WhatsApp Sì, con questi personaggi, dei direttori giustamente. sportivi che ha Sì, fatto il corso con te. esatto. Infatti ci sentiamo ormai tutti i giorni perché poi vabbè. Ma si va anche Ma c'è su. qualcuno che si manda tipo i meme, le cazzate Sì, varie? sì Ah, è le uguale. cazzate ci sono, anzi, è pieno. Perché poi abbiamo questo gruppo, siccome ripeto, sono tanta gente che lavora nei professionisti, la pressione comunque si sente ancora di più. È vero che dall'altra parte i ritorni magari economici, quello che vuoi, però comunque la pressione c'è e questo gruppo, diciamo che qualcuno scriveva anche ieri, lo teniamo un po' per sdrammatizzare alcune situazioni, infatti gli mandiamo anche delle caricature, mandavamo delle cose un po' simpatiche. Senti, parlando di futuro, appunto, dopo aver fatto questo corso che già, da quello che ho capito, giustamente, insomma, è un bel traguardo che hai Sì, raggiunto. sono contento a Quali sono i livello. tuoi obiettivi professionali per il futuro? Allora, gli obiettivi, a medio termine sono quelli di fare bene con la mia società di appartenenza, quindi con la Guanzatese cercare di riuscire a fare bene.
Chiaramente i miei obiettivi futuri, ovviamente, aver fatto questo corso, dopo aver fatto questo corso, Certo, se non è il cassetto, arrivare a lavorare da riuscire a professionista, lavorare ad nei esempio. professionisti. Chiaramente, diciamo che sono giovane rispetto a molti altri, quindi partire secondo me da un processo di formazione che può essere quello di lavorare nello scouting di società professionistiche e con questo titolo potrei già farlo, quindi lì diciamo è l'obiettivo. Il sogno può essere quello di riuscire a lavorare all'estero, perché Anche da vorrei un punto riuscire di a vista, lavorare, diciamo, sì, formativo, formativo e culturale, molto importante, culturale per la tira lingua, tanto, imparare, eh. sì. Credo che possa essere una cosa Ho già che... qualche contatto perché comunque tramite anche qualche amico del corso, perché poi alla fine è Sì, perché poi quel così. lavoro, diciamo, del direttore sportivo è un lavoro, oltre a conoscere bene Sì, carte e tutto, contatti, rapporti, rapporti, contatti, esatto. contatti. E quindi lì potrebbe essere veramente la cosa, il mio sogno, anche perché magari in questo momento ho una compagna, ma prima di far famiglia, tra virgolette, vorrei riuscire a lavorare magari all'estero Culturale. infatti stavo anche pensando di fare il corso in Spagna, cioè il corso a direttore sportivo in Spagna. Adesso vediamo, magari farò Però domanda a Madrid vedo che e hai le vorrei. idee Sì, chiare e bello. quindi veramente ti faccio un grosso in bocca al lupo, anche perché sai che noi di Grazie, Lario Sport ti seguiremo visto che ormai grazie. sei un nostro amico. E per chiudere, guanza tese, calciomercato dilettanti, torniamo un po' alla realtà, cioè che la realtà, ma anche l'altra, per carità, assolutamente dei fatti dei giorni nostri. Mi avevi anticipato in una telefonata dei giorni scorsi che Guanzate, non si muove sul No, mercato. non facciamo niente perché credo di avere comunque, credo che anche il mister, abbiamo parlato anche ieri, La l'abbiamo detto anche rosa alla è già squadra, penso che competitiva sia e anche la da un rosa punto di sia vista già, numerico. sì, a livello numerico, a livello di qualità, secondo me sia completa in ogni reparto. Beh, anche Poi, l'ultimo risultato fatto, il pareggio in casa della Capolista sì, ma Rodense. abbiamo, per chi ha visto la partita, secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, un'ottima partita, abbiamo anche, forse ci sta anche un po' stretto a noi il pari probabilmente di domenica, quindi ce la siamo giocati con tutti in questo campionato, ormai mancano due partite alla fine dell'andata, quindi diciamo che la prima linea un po' si può tirare, credo che comunque il nostro, per quello che dovevamo fare, sia un buonissimo risultato, poi adesso vediamo, chiaramente dal girone di ritorno si gioca un altro campionato e si azzerano un po' determinate cose, anche perché molte squadre si sono rinforzate sul mercato, vedi il Meda ha preso Maugeri, la Esatto. Vergiatese ha cambiato qualcosa, quindi ripartono un po' determinate cose. Io credo che questa squadra, l'abbiamo detto anche ieri sera, la squadra sia formata da un gruppo validissimo e poi quello che proprio veramente ci ha fatto un po' riflettere è veramente l'unità che c'è in questo gruppo, un gruppo È bellissimo. gruppo. È un gruppo bellissimo, è formato da molti, molti amici che però poi in campo ogni tanto se le mandano anche tra Beh, ma virgolette a ci dire, però in sta, campo no? ci sta. Quindi però al di fuori del campo c'è un grande gruppo e qualche risultato si vede. Abbiamo fatto qualche errore perché qualche partita l'abbiamo buttata via noi, però credo che abbiano capito anche gli stessi giocatori, si sono resi conto che è una rosa importante per la categoria. Quindi. Ultimissima cosa, so che ci tenevo, volevo ringraziare anche qualcuno o fare una dedica Sì, per questo sì, sì. diploma che hai appena ottenuto. Vabbè, chiaramente ringrazio, l'ho ringraziato anche nella tesi che ho fatto, la mia famiglia, i miei amici di sempre, chi ha sempre creduto in me, la mia compagna Martina. E poi ci tenevo, vabbè, a ringraziare il presidente, Angelo Angelo Dubini, Dubini. sì, Angelo Dubini e Sergio Gerosa, che per me hanno fatto tanto e hanno comunque contribuito anche loro alla possibilità di lavorare a Guanzate, che comunque anche a livello di storia comunque ha sempre un certo tipo di Beh, richiamo certo. nel calcio dilettantistico comasco ed è sempre una bella piazza, quindi sono contento e lo devo a loro, lo devo a Bene. loro. Quindi. Ringraziamo ancora quindi Luca Oliviero, direttore sportivo della Guanzatese, direttore sportivo professionista ed è veramente in bocca al lupo a te e alla tua Grazie. Guanzatese per il proseguio, Grazie, ok? Grazie a grazie mille. tutti, arrivederci, ciao!